perché mi raccomando, io voglio dire, abbiamo fatto una trasmissione stupenda, invece di guardare le cose di Asa Nostra si va a sfrugugliare. È commosso, è una grande gioia. Di riportare questa gente in Serie A era un dovere, ma credetemi, è una gioia immensa. Credo che se lo siano meritato tutto, guarda. Stato di parola. Ce l'ho fatta, ringraziando Dio ce l'ho fatta. Chi la dedica questa promozione? Guardi, a mia moglie che ha sofferto tanto e a tutti i tifosi. Anche a lei complimenti. E anche a mio figlio che oggi era in tribuna con sua moglie. Io mi auguro che lui prenda il mio posto, grazie. Adesso in Serie A lei cosa farà? Ma guardi, io spero che mio figlio mi aiuti, faremo bene sicuramente. Questa gente cosa dice a questa gente? Grazie di cuore, grazie per stasera, perché veramente ci hanno dato, veramente erano 13 uomini in campo, grazie mille. Grande Mauro! All'inizio. Ma cosa gli dice? Là ci sta. Cosa ha detto all'inizio? Sera e rompe con cosa ha detto all'inizio? Ha detto che ha detto. Vediamo cosa si fa. Allora, quante camicie ci vogliono dopo queste che ha sudato? Sono qua, ragazzi, ditemi. Complimenti presidente, grande promozione, grande festa, solo questa città forse regala questi brividi. Guardi, io credo che bisogna partire per ringraziare Acori e Ruotolo tutte e due, perché siamo arrivati nei play-off grazie a questi due allenatori e voglio ringraziarli tutti e due. Poi chiaramente questa squadra aveva dei valori credo superiori alla Serie B e stasera l'ha dimostrato, perché vincere 3-0 con un grande Brescia, io credo che ci voleva solo i grandi giocatori che sono Diamanti, Bertolo, Loviso, tutti qua, un grande Antonio Filippini, che gli ho fatto il contratto per la Serie A per il prossimo anno. Questo è il primo acquisto. Però vi devo anche dire che il prossimo anno sarà mio figlio a fare il presidente, a gestire lui, perché io sinceramente, credetemi, questi play-off mi hanno massacrato. Io ci sarò, credetemi, darò una mano, ma credo che mio figlio è giovane e debba prendere lui le redini di questa squadra e io mi auguro che possa fare ancora meglio di me, perché è bravo, intelligente, ha studiato, ha fatto sempre nell'ombra calcio, ma credetemi, anche lui ha sofferto più di noi a non andare in Serie A diretta. Ecco, io credo che possa fare veramente la strada che mi auguro meglio del sottoscritto. La soddisfazione più bella per questa promozione qual è, presidente? Questo meraviglioso pubblico, questi tre gol che io credo questa Serie A se la sono guadagnata tutta, ecco. Questi tifosi di stasera, perché se fossero, ci avessero accompagnato tutto l'anno così, noi saremmo andati in Serie A dirette, mi creda, perché stasera eravamo 20 giocatori contro 11 del Brescia. È questo che deve ritornare, lo spirito dei tifosi livornesi deve essere questo. E mi auguro che ritornino tutti allo stadio a vedersi il loro Livorno. A chi è andato, presidente, il primo pensiero? Guardi, il primo pensiero credo che devo ancora sentire mia moglie, mi creda, perché soffrono i miei nonni che hanno 90 anni, i suoceri, e ogni sabato che perdevamo, mi creda, era una paternale che mi facevano. E quindi io mi auguro di avergli regalato anche a loro questa grande gioia, ecco. E volevo chiedere qual è stato il momento, diciamo, più brutto della stagione, o quantomeno se ha creduto di non farcela, ma mi sembra che l'abbia già detto. Ma guardi, io credevo a Brescia dopo il 2-0 che veramente abbiamo dimostrato lì di essere superiori a tutte le altre squadre. Poi nel calcio purtroppo ci sono dei momenti che ci siamo un po' rilassati e questo, però voglio ringraziare anche Tomas Danilovic che l'hanno lasciato e l'hanno sacrificato per molte partite fuori e ha dimostrato che il trio d'attacco Tomas, Tavano e Diamanti ha sempre funzionato e abbiamo sempre vinto. Cavani e Diamanti adesso quanto valgono? Lo chiedo all'esperto di calcio, presidente. Non lo so, guardi, io valgono quanto loro vogliono, perché il discorso è un discorso che deve essere fatto con loro. Io giocatori per forza non ne devo più tenere, perché l'anno scorso voi avete visto Pulzetti, che io voglio bene e che è un grande giocatore, quest'anno purtroppo non ha fatto quello che doveva fare, però
anche lui ha dato il suo piccolo contributo, non quello dell'anno scorso ma quest'anno. Ma guardi, io non ho avuto il tempo di sentire nessuno, a parte voi che ve lo meritate, perché credo che anche voi avete contribuito a volere questa Serie A e ci avete sempre sostenuto. È giusto questo e dedicarvi anche a voi questa vittoria. Okay. Presidente, per lei è stata una rivincita personale alla fine. Se l'aspettava un trionfo di folla come quello che c'è stato, ma, tutti sotto il balconcino? Sì, ma guardi, io mi aspettavo questa Serie A, ma veramente mi credo, la più grande amarezza è stato quello che abbiamo subito l'anno scorso, perché non meritavamo la retrocessione l'anno scorso. Noi meritavamo la Serie A anche l'anno scorso. Lei ha detto il primo acquisto è stato Filippini, però un pensiero prossimo anno per Lucarelli c'è? L'ho già detto, per conto mio, Cristiano, se viene con la voglia e con quello che conosciamo, io credo che potrebbe essere, insieme a Tavane, a Diamanti, Thomas Danilovic, l'attacco per il futuro.